Ma di cosa parla? Fighting Souls è il secondo volume della Criminal Scars series. Può essere letto da solo? Sì, non contiene grossi spoiler su Violated Souls, tuttavia la serie è composta da libri collegati tra di loro. Fighting Souls è un dark romance, quindi leggete i trigger warning che trovate sia sul mio sito che all'interno del libro. È un edge cap spicy con un amore impossibile nel crimine organizzato del Nord Italia. Eva è una ragazza di 20 anni ed è proprietà del capo della banda, senza alcuna voce in capitolo sulla propria vita e senza un futuro. Finita nelle sue mani ancora adolescente, ha trovato nella ricerca dei propri aguzzini una ragione per rialzarsi e legarsi a un uomo tanto pericoloso. Il suo interesse per il corso però attira l'attenzione e il tentativo di nasconderlo li mette al centro di giochi perversi e violenti. Il corso ha 29 anni, è il campione del massacro. Una delle due categorie di incontri clandestini organizzati e gestiti dalla banda, ed è incatenato al fratello maggiore, l'elemento più tossico nella sua vita. Aveva incontrato Eva dopo un pestaggio punitivo per aver pensato di uscire dal giro, ma che sciocco! E lei gli aveva regalato uno spiraglio di luce. Lotta per non cedere all'attrazione, che diventa ossessione, ma nel tentativo di reprimere ogni sentimento, la espone a nuovi pericoli, e negare ciò che prova per lei non è più possibile. Eva è pronta a sopportare dolore e umiliazioni per proteggerlo, ma non a dimenticare ciò che l'ha distrutta e la sua vendetta. Il corso è disposto a scalare la gerarchia interna della banda per liberare la ragazza che gli ha dato una ragione per vivere, ma il capo li trasforma in marionette, protagonisti loro malgrado del suo circo degli orrori. Tra giochi perversi, violenza e verità nascoste, troveranno la forza di combattere per il loro amore? Scopritelo leggendo Fighting Souls.